L'Assemblea degli Avvocati del Tribunale di Sulmona ha valutato in modo molto positivo il risultato raggiunto. Preso atto della fiducia posta ed ottenuta dal Governo sul testo di conversione in legge del decreto mille proroghe, contenente il differimento al 1 gennaio 2024 del termine di chiusura del Tribunale di Sulmona e degli altri tribunali abruzzesi non provinciali, l'Assemblea ha accolto all'unanimità la proposta del Consiglio di revocare l'astensione. Sì, noi abbiamo attuato queste forme di protesta soprattutto per richiamare l'attenzione del Ministero e del Governo sulla necessità di mantenere in piena operatività i nostri quattro tribunali al fine di fare in modo che vi si potesse continuare a rendere una giustizia efficiente ed in piena sicurezza. Una volta raggiunto l'obiettivo, sarebbe stato illogico e contraddittorio non trarne le dovute conseguenze e quindi revocare gli scioperi, seppur con il preavviso minimo di legge previsto, e quindi da lunedì prossimo, in modo tale da poter tornare nelle aule di giustizia a tutela dei cittadini. Ora, quali sono le prospettive future? Ma adesso la protesta deve nuovamente lasciare il campo alla proposta. Una cosa è certa, nel 2012 il governo ha disegnato una riforma della geografia giudiziaria paradossalmente senza guardare la cartina geografica, quantomeno per l'Abruzzo. Quindi adesso bisogna tutti insieme trovare le giuste misure per fare in modo che si possa coniugare in Abruzzo l'efficienza con la prossimità a tutela dei cittadini e dei territori. Adesso si apre una fase nuova che dovrà condurre alla definitiva riorganizzazione della geografia giudiziaria in Abruzzo, con l'obiettivo di coniugare al meglio efficienza e prossimità a tutela dei cittadini. È innegabile che ora ci sia una sostanziale soddisfazione per quanto riguarda questo provvedimento preso? Sì, c'è soddisfazione, come sempre avviene quando un obiettivo viene raggiunto con tenacia, con grande impegno, e viene raggiunto con una sinergia che mai, credo come in questa occasione, si è proficuamente realizzata tra gli ordini forensi, tutti e quattro, i quattro territori quindi anche rappresentati dai sindaci, dai presidenti delle province, dal presidente della regione e da tutto il fronte politico-parlamentare. Oggi abbiamo ottenuto il tempo necessario per fare in modo che si possa pervenire ad una soluzione più razionale e più soddisfacente per la giustizia nei nostri territori.